Dal 1994 la tradizione pasticcera cilentana e campana ha una firma importante, Roberto Viterale. Per i tuoi ricevimenti, banchetti e cerimonie in genere, Roberto Viterale è attrezzato con servizio catering e mette a tua disposizione personale qualificato. Al tradizionale punto vendita, bar pasticceria, sita in via Stefano Passero 21 di Vallo della Lucania, ha da poco inaugurato in via Angelo Rubino, Dolce Vita. Long Bar Pasticceria, gastronomia con self-service, ideale per feste di compleanno, munito di una comoda e confortevole sala. Roberto Viterale, in 20 anni, ha trasformato la sua passione pasticcera in arte. Questo programma è presentato dall'Associazione Giornalistica Sportivo Culturale per la Crescita dello Sport Territoriale, L'Altro Calcio e L'Altro Giornale. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do. Bentornati alla casa dell'Altro Calcio, bentornati a 105 TV, canali 96 e 596, lo diciamo per chi ci segue via internet. Buonasera e buonasera a Franco La Terza. Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori. Grazie anche a chi ci segue dalla regia dall'altra parte e soprattutto un buonasera a tutti quanti voi che ci seguite sia in televisione che su internet. Voglio ricordare che 105 TV è l'emittente del territorio che fa crescere il calcio territoriale e L'Altro Calcio è una delle due trasmissioni insieme a 105 Sport che va in onda il lunedì su 105, ripeto, canali 96 e 596 per chi ci segue via internet, lo ribadisco. Ecco, noi passiamo subito al sommario di questa puntata numero 364. Andiamo a vedere quella che è l'organizzazione di questa serata. Parleremo di prima categoria girone G, seconda categoria girone L, terza categoria girone F e D, campionati giovanili, CSI calcio amatori, Golfo di Policastro. Poi Franco, presentiamo ufficialmente una iniziativa nuova. Partita la sigla, dovremo vedere una grafica relativa al premio L'Altro Calcio 2017, l'iniziativa che andiamo a presentare questa sera ufficialmente. Dà il voto al tuo campione preferito, L'Altro Calcio miglior calciatore 2017, premio L'Altro Allenatore 2017. Il premio allenatore è, come ogni anno, è intitolato a Marcello Vaccaro, che fra qualche giorno fa l'anniversario in cui è venuto a mancare, il 28 di aprile. Quindi per la partecipazione bisogna prima di tutto iscriversi al profilo YouTube Nicola Domenico Senatore, mettere iscritto e dopodiché inviare un'email a premio L'Altro Calcio 2017 @virgilio.it. Si possono premiare un calciatore e un allenatore nella stessa email. Ogni iscritto può inviare 3 email, quindi può avere la possibilità di dare il voto e di far prendere 3 voti a un allenatore, 3 voti a un calciatore. Ecco, questa è l'iniziativa che abbiamo presentato questa sera. Noi andiamo avanti e parliamo di prima categoria, girone G. Abbiamo la 24esima giornata, Eraion Acquavella 2-3, Newmassa Sapri Calcio 5-1, Pattano Procogliano 3-0, Real Agropoli Fipe Polla 4-0, Real Palomonte contro Alfanese 5-0, Sassano Calcio Cicerale 3-0, Rofrano Certosa 1-1, ha riposato la capolista Gregoriana. In testa la classifica, Real Palomonte 58 punti, Gregoriana 57, Sassano Calcio 48, Cicerale 42, Pattano 41, Real Agropoli 40, Newmassa 33, Acquavella 31, Procogliano 29 insieme ai Raion, 25 per Certosa di Padula, Rofrano 20, Fipe Polla 15, Sapri Calcio 4, Alfanese 1.
Per quanto riguarda la classifica realizzatori, abbiamo Troiano Antonio della Gregoriana con 28 gol, Maiorano Giuseppe del Procogliano e Cannalonga Domenico del Real Agropoli con 16, Maiese Emanuel del Sassano con 15. E andiamo subito ad analizzare quella che è stata la giornata. Avete visto, c'è stato un cambio al vertice dove il Real Palomonte ha scavalcato la Gregoriana che ha riposato di una sola lunghezza. Lo voglio anticipare per tutti quanti coloro che seguono questo campionato, che l'ultima giornata prevede proprio Real Palomonte Gregoriana, quindi se si resta con un punto di differenza e il Real Palomonte si impone in quella gara, ha vinto il campionato. Ma andiamo ad analizzare quelle che sono state le partite di questa settimana, vale a dire Newmassa Sapri Calcio finita 5-1, l'arbitro era il signor Marco Cerruti. Per quanto riguarda le realizzazioni, una doppietta di Scelza che ha realizzato al primo minuto del primo tempo e al 13° del secondo tempo. Sant'Angelo ha realizzato al 15° del primo tempo, Marotta al 32° del primo tempo e Guida al 30° della ripresa. Per la compagine delle Newmassa di Mister Liguori è la nona vittoria, 36 gol fatti e 36 subiti, questa è una curiosità. Sapri Calcio, 87esima rete subita e 20esima sconfitta stagionale. Pattano Procogliano finita 3-0, questa è una partita vinta a tavolino, l'arbitro era Umberto Petruzzello e di qua c'è da preoccuparsi perché Procogliano che non si presenta a giocare sul campo di Pattano e bisogna metterci una pulce nell'orecchio, Franco, perché è una partita importantissima. Il Procogliano non è detto che è salvo definitivamente, ecco, ha 29 punti. Però, sì, a 29 punti questo Procogliano, tutto Procogliano è una squadra di lunga tradizione calcistica. Ma da qualche settimana. Però da qualche settimana non dà grandi segnali, insomma, sì. Sembra che ci sia un po' di difficoltà. È un peccato perché anche abbiamo saputo e sempre parlato di una squadra molto ostica, soprattutto in casa, quindi con una grande tradizione di risultati in casa. Vedremo, insomma. Real Agropoli invece Fipe Poll è finita 4-0, l'arbitro era Antonello Citere della sezione di Sapri, marcatura una doppietta di Cannalon e una doppietta di Valente, due giocatori che veramente stanno dimostrando tutto il loro valore quest'anno. Sassano Cicerale 3-0, era la partitissima, l'arbitro era Domenico Tropiano della sezione di Sala Consilina, marcatori Vizzuso, una doppietta di Maiese. Ma su questa partita c'è un servizio che ha realizzato Gerardo Lobosco, io pregherei la regia di metterlo in onda. Sotto lo sguardo attento ed interessato dell'assistente di Serie B Ivan Robilotto e quello di Massimo Manzolillo di Lega Pro e dei vertici della sezione arbitri di Sala Consilina, Albertucci di Teggiano è andato in scena la sfida per il terzo posto di prima categoria girone G Sassano Cicerale. Una sorta di spareggio per cercare di accaparrarsi forse l'unico posto utile per i playoff. Abbiamo usato il dubitativo in quanto la marcia a ritmo sostenuto e impressa da alle prime due rischia di vanificare il piazzamento sull'ultimo gradino del podio. Alla fine ad aggiudicarsi questa sorta di spareggio per la terza poltrona è il Sassano che chiude a suo favore la contesa con un netto 3-0, ma non senza recriminazioni da parte del Cicerale che senza mezzi termini ha puntato l'indice sul giovane arbitro della sezione di Sala Consilina Tropiano, il quale già nella scorsa settimana aveva subito le critiche da parte del Roflano. Ma al di là di qualche decisione discutibile, la vittoria del Sassano non è stata mai in dubbio. I padroni di casa del tecnico Cammarano hanno preso in mano le redini del gioco fin dall'inizio ed hanno cercato di sbloccare il risultato, ma hanno dovuto attendere il 29esimo quando, dopo una bella combinazione, il talentuoso Vizzuso con un secco diagonale ha gonfiato la rete dei cilentani facendo incanalare la gara sui binari giusti. Dopo 6 minuti l'episodio contestato che ha portato l'arbitro ad assegnare il rigore al Sassano, l'azione parte da un fallo centrocampo non rilevato, poi si sviluppa nell'area e sulla battuta a porta sguarnita di Maiese il difensore del Cicerale si oppone con le mani, l'arbitro assegna il penalty ed espelle il cilentano, decisione giusta ma viziata dal mancato fischio precedente. Sul dischetto si porta il bomber Maiese che di potenza spiazza il portiere e consente a Sassano di portarsi sul 2-0 e con questo doppio vantaggio e con la superiorità numerica le squadre vanno negli spogliatoi. Nella ripresa
difesa, il Cicerale prova a fatica a riaprire i giochi, ma solo in un'occasione Astorino si supera ed evita la rete. Ma nel finale arriva anche la terza marcatura per la squadra del presidente Mimì Ricciardone. Una conclusione dalla distanza di Canonico non è trattenuta dall'estremo del Cicerale. Come un falco sulla sfera si avventa il solito Maese che piazza il tap-in, che mette il punto esclamativo al match e consente alla sua squadra di eliminare una concorrente dal terzo posto. E grazie al turno di riposo osservato dalla capolista gregoriana, ora il distacco dal secondo posto è sceso a 9 punti. Una distanza che assicurerebbe i playoff, ma già alla ripresa dopo la sosta il Sassano dovrà osservare il suo turno di riposo prima di rendere visita proprio alla Gregoriana, come dire che la strada per la fase post-season è ancora tutta in salita. Maese altri 2 gol e terzo posto consolidato nello scontro diretto con il Cicerale. Ora c'è da inseguire questa qualificazione playoff che resta però molto difficile visto il vantaggio delle due che viaggiano a ritmo sostenuto. Sì, noi l'importante era fare punti col Cicerale perché ce lo mettevamo dietro. Poi la partita del 30 sarà la nostra finale dove ci possiamo qualificare per i playoff. Perché nel 30 noi adesso il 22 riposiamo e poi il 30 andiamo in casa della Gregoriana e lì ci giochiamo tutto. In che condizioni ci arriva questo Sassano? Condizioni abbastanza positive perché veniamo da tante vittorie, solo qualche piccola caduta, però ci siamo rialzati sempre bene, abbiamo fatto sempre il nostro dovere. Ecco, complimenti a Maiese per i tanti gol che ha realizzato, un rilancio anche per Maiese. Ma io pregherei la regia di rimettere un attimino la classifica, così andiamo a sviluppare quello che ha detto anche Gerardo Lobosco, perché praticamente adesso Sassano-Gregoriana sarebbe il playoff, come è la situazione adesso, solo che la Gregoriana ha una partita in meno rispetto al Sassano. Quindi se la Gregoriana domenica si impone e si impone anche il Real Palomonte, i playoff già non ci sono più, perché se fai caso, Franco, guarda, sì, trovi 2 squadre in giallo e le altre tutte quante in bianco. A questo punto, per le altre squadre, fatta eccezione per il Sassano, come adesso la classifica, non ci sono playoff. Ma se la Gregoriana si impone domenica e il Sassano deve riposare, vediamo che i playoff non ci sono per nessuno, quindi praticamente un Sassano che ha da recriminare qualcosa per poter... Questa è la regola ovviamente del punteggio e del punteggio che noi vediamo, insomma, che abbiamo visto dalla grafica che ci riportava correttamente, insomma, i punti. È ovvio che è un peccato perché l'anno scorso ne abbiamo parlato, io personalmente non benissimo, ma la squadra, insomma, deve consentire anche ai nostri commenti di cercare di giocare in maniera egregia, che non è stato così, e quindi ne abbiamo parlato, così come credo sia stato giusto parlarne. Quest'anno è il contrario, però duole un po' quest'anno perché si parla a questo punto del Sassano, cioè il Sassano ha avuto praticamente un risveglio molto tardivo rispetto alle altre, che sia un livello organizzativo, che sia un livello, insomma, di preparazione non avvenuto nei tempi giusti, e questo devono farselo e saperlo praticamente loro. Dispiace perché ovviamente la squadra quest'anno almeno la possibilità di poter andare ai playoff l'ha avuta, e se così sarà è veramente, insomma, uno schiaffo per tutto l'ambiente, insomma, di Ricciardone, perché è un peccato. E la reazione c'è stata, ripeto, insomma, che sia un fatto di programmazione, ecco, un fatto di legato a questo, e questo devono saperlo loro e devono farsi un mea culpa e ancora una volta ritentare l'anno prossimo, insomma, per questo che credo sia l'ambizione anche dell'ambiente sassanese, quella di salire e di campionato e fare qualcosa di più, insomma, e questa è la realtà al momento. Bene, adesso noi analizziamo altre 2 partite, sono Rofrano Certosa, finito 1-1, era una partita importantissima per entrambe. L'arbitro era Caso Angelo Antonio, marcatori per il Certosa di Padula, La Penta, 7° pareggio per il Certosa di Padula di mister Spinelli, 5° per il Rofrano di mister Capobianco. Ma per la compagine di mister Capobianco, domenica c'è la partita della verità contro il Fipe Polla. L'altra partita è Rayon Acquavella,
finita 3-2 per la compagine dell'Acquavella. L'arbitro era Marco Infante e le reti, dopo vedremo il servizio, sono state realizzate da De Cesare, Grimaldi, Touré, Guzzi e Abdul Minnin. Quindi c'è un servizio che ha realizzato per noi Giacomo Di Feo e lo vediamo insieme. Ciao Nicola e grazie della linea. Un saluto speciale va a voi ed a tutti gli spettatori dell'Altro Calcio. Nella delicata trasferta di Borgo Glomora, valevole per la 24esima giornata del campionato di prima categoria Girone G, l'Acquavella conquista una grandissima vittoria contro l'Erion, una diretta concorrente per la salvezza, tre punti che hanno un'importanza fondamentale per mantenere una classifica tranquilla e centrare senza alcuna difficoltà l'obiettivo prefissato all'inizio stagione, ovvero la salvezza senza passare per i play-out. Oltre alla grande prestazione e la meritata vittoria, sia per gioco espresso che per occasioni create, questa partita verrà ricordata soprattutto per il grandissimo gesto di fair play dei ragazzi acquavellesi, che regalano ancora agli avversari spostandosi dopo la battuta palla al centro e permettendo così di pareggiare il gol del vantaggio siglato da una potenza di De Cesare, ma con un avversario a terra colpito fortuitamente da una pallonata al volto dopo un contrasto di gioco, con l'arbitro che inspiegabilmente non aveva fermato il gioco dopo il colpo alla testa. Arbitro all'incontro il signor Marco Infante della sezione di Battipaglia. Acquavella che scende in campo in completa divisa nera con ricami gialli, Erion in divisa bianco e grigia. Nel primo tempo la prima occasione è per l'Erion, con Grimaldi che da buonissima posizione tira alto. Poi al 27esimo minuto arriva il gol del vantaggio dell'Acquavella. Contrasto a centrocampo, con la palla che come detto prima sbatte violentemente sul viso di un giocatore locale che resta ammortito a terra e arriva successivamente a De Cesare, che lascia partire una bomba da circa 40 metri che si insacca all'incrocio dei pali, senza avvedersi però del giocatore a terra e con tutti i restanti calciatori che cercavano di soccorrere il malcapitato. Dopo un fitto conciliabolo e spiegazioni varie, una volta che il giocatore soccorso si rialza, fortunatamente senza aver subito nulla di grave, il gioco riprende con la battuta a centrocampo. Siamo al 29esimo minuto ed è lì che i ragazzi dell'Acquavella decidono di lasciare libero campo e permettere all'Erion di pareggiare con Grimaldi, un gesto bellissimo e di grandissima sportività. Sul finire della prima frazione, al 44esimo minuto, l'Acquavella va vicino al vantaggio con il tiro del malese Marega, respinto però di pugni dal portiere. Nella ripresa l'Acquavella parte forte, decisa e determinata a vincere la partita. Al quinto minuto va vicino al gol con un calcio d'angolo battuto direttamente in porta da Idele Harris e respinto dal portiere. Poi al sesto minuto passa in vantaggio con il solito gol di Touré. Il cecchino della Costa d'Avorio colpisce in acrobazia al volo in aria e marca il suo 12° gol in campionato in 16 partite giocate. Al 18esimo minuto il capitano Retta colpisce il palo con un boy da fuori area e il pallone incredibilmente danza poi sulla linea di porta e termina fuori dalla parte opposta. Poi al 27esimo minuto arriva l'inaspettato pareggio dei locali, quando Guzzi parte in posizione dubbia, forse sul filo del fuorigioco, e con un gran tiro dal limite dell'area fulmina a Botti. 2-2 è tutto da rifare. Ma al 34esimo minuto l'Acquavella ritorna in vantaggio, calcio d'angolo battuto dalla sinistra ed intervento vincente del ghanese Abdul Nautical David, che di piede spinge la palla in rete. Ultimo brivido dell'incontro è il calcio d'angolo battuto dai locali, al quinto minuto di recupero, con conseguente colpo di testa di Lardo che finisce alto, prima del definitivo fischio finale. Da Acquavella è tutto, un saluto da Giacomo Di Feo. Grazie a Giacomo Di Feo e noi velocemente andiamo al prossimo turno, andiamo a vedere quello che sarà la prossima settimana, le gare che si andranno a disputare. Sarà la 10ª giornata di ritorno. Praticamente Acquavella Real Palomonte, all'andata vinse il Real Palomonte 1-0, Alfanese Pattano, all'andata si impose il Pattano 7-0, Certosa di Padula Gregoriana vinse la Gregoriana 3-0, Cicerale Raion vinse la Raion 2-1, Fipe Polla Rofrano finì 3-3, Sapri Calcio Real Agropoli finì 1-7 per il Real Agropoli, Procogliano Newmassa finì 4-2 per il Procogliano e come abbiamo parlato deve riposare il Sassano Calcio. Franco, vuoi dire qualcosa? Sì, no, io volevo dire innanzitutto parlare di quel gesto un attimino che abbiamo visto nel filmato, quel gesto, sì, di fair play, il fair play. Su quella iniziativa insomma della squadra che è andata
ha fatto segnare il gol. Complimenti sia all'Acquavella che alla dirigenza dell'Acquavella e del mister. Sì. Sull'episodio in particolar modo, perché sull'episodio io sono d'accordissimo per quanto riguarda l'episodio, per quanto riguarda, ha riguardato poi lo svolgersi della, di questo fair play a questi campionati, non sono meno per un discorso calcistico nei campionati di massima serie, perché ci sono gli arbitri devono fischiare, hanno il dovere sacrosanto di mettere le mani a fischietto quando succede qualche colpo, in questo ripeto anche perché qui è un solo arbitro, quindi tante volte diventa difficile. Ho l'esperienza più che altro, più che dell'esperienza diventa la fa da padrone, però insomma i campionati di massima serie, insomma io per questi gesti non sono tanto per questo tipo di cose. Bene, noi adesso andiamo subito alla seconda categoria. Seconda categoria, girone L, risultati della 22esima giornata su 25 che si disputano. Atletico Caselle Noviveglia, era la partitissima, finita 3-1 per l'Atletico Caselle. Atletico Pisciotte Lea Virtus 4-0, Pro Atena San Maurese 2-0, prima sconfitta per la San Maurese. Atletico Montesano Casaletto 1-1, Lentiscosa Licusati 1-0, Laurino Gioi 1-5. Ha riposato la compagine del Foria Futani. Nella classifica vede in testa, oramai vittoriosa del campionato, e la San Maurese con 57 punti, Atletico Pisciotta 43, Pro Atena 37, Atletico Montesano 29, Laurino e Lentiscosa 28, Foria Futani 25, Gioi 24, Lea Virtus 23, Casaletto 22, Licusati 20, Atletico Caselle 18, Noviveglia 16. Per quanto riguarda la classifica marcatori abbiamo Rocco Federico del Foria Futani con 22, Dinca dell'Entiscosa con 14, D'Aiuto Matteo del Gioi e Amendola Carmine della San Maurese con 11. E praticamente è arrivata la prima sconfitta, si parlava tanto di record e tutto il resto, adesso c'è giorno 20, c'è la finale di Coppa per la San Maurese, però è arrivata la prima sconfitta. Ma andiamo ad analizzare quella che è la partita più importante della giornata, a parte quella là con l'Atena e la San Maurese. L'altra partita era per la salvezza, Atletico Caselle Noviveglia, finita 3-1, marcatori Pellegrino, Coppola, De Bernardo per il Noviveglia e poi Guaié per quanto riguarda l'Atletico Caselle. Quinta vittoria per l'Atletico Caselle di mister Michele Greco, che con questa vittoria ipoteca la salvezza. Fino a qualche settimana fa era un miraggio per la compagine dell'Atletico Caselle. Sprofonda invece il Noviveglia con la 12ª sconfitta. E beh, purtroppo insomma è così, il calcio è questo. L'Atletico Caselle fino a qualche settimana fa l'abbiamo visto insomma fare dei risultati pessimi, ha ripreso un pochino a giocare, la squadra è riuscita ad arrivare a questo risultato minimo insperato probabilmente, o forse c'erano le credenziali affinché si potesse arrivare a questo. Fatto sta che i ragazzi di Caselle ci sono riusciti salvandosi. Per quanto riguarda la non testa, si sono salvati ancora definitivamente, però insomma c'è questa, sono a buon punto, ecco, sono a buon punto per la salvezza. Quanto riguarda la testa della classifica non si sa fino a che perché non l'abbiamo visto tutta la partita, fino a che punto la San Maurese ha tantissimi infortunati, ha tanti San Maurese e tanti, quindi anche questo probabilmente, però non scordiamoci neanche che il Pro Atena è la terza forza, è la terza forza del campionato, non è proprio una squadetta, diciamo che gli è capitata la partita sbagliata al momento giusto, ma ovviamente sappiamo anche che alla San Maurese insomma non è che e questo gli ha pregiudicato, però forse arrivare imbattuti a fine campionato era bene. Sarebbe stato meglio, va bene. Atletico Pisciotta Lea Virtus è finita 4-0, le reti di Luca, due di Ranavolo e poi un gol di Umisci. Chiude subito la pratica il Pisciotte, ipoteca la seconda piazza, più 6 sulla compagine dell'Atena con una gara in meno, quindi l'Atletico Pisciotta acquisisce i diritti ai play-off e dovrà vedersela forse proprio con il Pro Atena. Per quanto riguarda Pro Atena San Maurese, finita 2-0, la compagine del Pro Atena ha vinto grazie a una doppietta di Tommasiello che ha realizzato al 9° del primo tempo e al 32° del secondo. Prima sconfitta per la capolista che la scorsa settimana, appunto, vi dicevo, ha festeggiato la vittoria del campionato.
Atena risorge e si propone per la finale playoff. Atletico Montesano Casaletto finita 1-1, marcatori Ferro e Napoli rispettivamente per le due squadre, Napoli e di Casaletto Spartano. Il Montesano arriva al terzo pareggio, primo in casa, prima aveva totalizzato 6 vittorie e 4 sconfitte tra le mura amiche. Casaletto si porta a più 6 dalla zona di retrocessione e realizza il 7° pareggio, 4° esterno. Laurino Gioia è finita 1-5, per la compagine del Laurino ha realizzato Gregorio, poi per la squadra del Gioia ha realizzato una tripletta De Marco, poi Di Santi ed Esposito. La partita invece, il derby più sentito di tutti, era l'Entiscusa Licusati, finito 1-0, marcatore Dinga, ma per questa partita abbiamo un servizio che è realizzato per noi, Remo Fedullo, e lo vediamo insieme. Un saluto a voi amici telespettatori, oggi siamo al campo sportivo Peluso di Lentiscosa, in programma il derby qui di seconda categoria tra Lentiscosa e Licusati, una bellissima giornata di sole e sarà sicuramente una bellissima giornata di sport, un derby atteso, sentito qui tra le due frazioni del comune di Camerota, tutto pronto per l'inizio di questa partita, vediamo il derby tra Lentiscosa e Licusati. In questo momento l'arbitro dà il fischio d'avvio di questa gara valida per la 21esima giornata del campionato di seconda categoria, girone L. Palla messa dalla parte opposta, in area di rigore, viene avanti il numero 3 Saturno, poi con i pugni riesce a mettere la palla fuori Cariello, che poi va a contrastare, ad anticipare il tentativo di Chirichiello, ma ancora una volta il Licusati che va al tiro dalla distanza con Di Luca. Licusati che è fatto insistente negli ultimi minuti, ma anche Perazzo, c'è anche Esposito, ecco la palla che arriva davanti alla porta di Vingelli, il tentativo di testa di Dinca e palla di poco fuori, cronometro che segna 38 minuti proprio in questo momento. Ancora il Lentiscosa, Esposito recupera palla, Esposito viene messo giù, ancora facendo di proseguire l'arbitro. Dunque Licusati che prova a sfruttare questo calcio di punizione, la palla che colpisce la traversa e poi il colpo di testa e palla che incredibilmente termina oltre la traversa. Siamo ritornati dunque qui dal campo sportivo Peluso di Lentiscosa per seguire insieme a voi il secondo tempo nel derby tra Lentiscosa e Licusati. Intanto seguiamo il calcio d'angolo, la parabola, la palla davanti alla porta, stava per metterla dentro Alessandro Calabria, poi Saggiomo ha cercato di intervenire in anticipo su Cusati, poi la palla arriva su Dinca sulla destra, Dinca la mette giù, entra in area, Dinca ancora davanti alla porta di Vingelli che riesce a respingere, palla in area, ancora davanti a Vingelli, grande parata, miracolo di Vingelli sul tiro ravvicinatissimo, ecco che si avvicina all'area, Esposito il tiro e la palla che passa di pochissimo sul lato della porta di Vingelli, va con il mancino Pepoli, appoggia Cusati, palla in mezzo, Dinca solo davanti alla porta e c'è la rete di Dinca che sblocca il punteggio al 33esimo minuto del secondo tempo sul lancio di Cusati. Dinca si è fatto trovare in area di rigore, posizione regolare e solo davanti a Vingelli che lo ha battuto con un tiro, praticamente ha appoggiato la palla in rete con il destro. Dunque si sblocca il punteggio, 33esimo minuto del secondo tempo, rete di Dinca. Intanto c'è il pallone in area di rigore, è stato il numero 5 Cavaliere che ha trovato la respinta da parte di Cariello. C'era un altro pallone in campo, ma comunque il gioco è stato fermato dopo perché l'azione era buona, quella di Walter Cavaliere che ha avuto sul destro la palla del pareggio. Mattia Forte, palla centrale, c'è il colpo di tacco per Dinca che posizione regolare in area e la palla che colpisce il palo
ancora in avanti la formazione di casa. Cusati scambia con Russo, il tentativo di sinistro di Russo, poi c'è ancora una volta Dinca e ancora una grandissima parata di Vincelli, il tiro dalla distanza provato ora dal numero 10 del Gaudio. Cusati, e in questo momento l'arbitro chiude la partita, chiude il derby vinto dall'Entiscosa per una rete a zero, rete decisiva realizzata al 33esimo del secondo tempo da Florin Dinca. Ecco, un grazie a Remo Fedullo e un grazie a Gioacchino Cavaliere per le riprese. Un ottimo servizio, abbiamo visto una bellissima partita, grandi parate, ma un Dinca sempre pronto a realizzare. Ma io l'abbiamo sempre detto, insomma, è un calciatore che trova l'inserimento con facilità, trova una corsa con altrettanta facilità e soprattutto trova il gol. E il gol importante che ha sempre fatto, anche col propallinoro questo Dinca, che continua a segnare, il che è valido, insomma, sotto l'aspetto tecnico, quindi di aiuto all'Entiscosa. Ma dalle immagini che abbiamo visto penso sia stata una bellissima partita. Con veramente, un derby molto sentito. Certo, un derby molto sentito, ma con cambi continui di fronte, interventi dei due portieri, veramente credo sia stata una bellissima partita. Ecco, noi adesso andiamo velocemente al prossimo turno, poi c'è la curiosità relativa alle due squadre che si devono salvare. Prossimo turno, 23esima giornata, meno 4 dalla fine, Licusati, Foria, Futani, anzi a meno 3 sarà alla fine, Licusati, Foria, Futani, all'andata vinse Foria, Futani 2-0, Casaletto, Proatena, finì 3-6, Lea Virtus Lentiscosa vinse Lentiscosa 4-3, Gioi Atletico Pisciotta vinse Pisciotta 2-0, Novivelia Montesano, il Montesano si impose per 2-1, San Maurese Laurino, ampia vittoria per la San Maurese sul Laurino all'andata sul campo del Laurino, dovrà riposare la compagine dell'Atletico Caselle. E attenzione, adesso c'è la grafica finale dove l'Atletico Caselle nelle ultime quattro partite dovrà affrontare Licusati in casa e Lea Virtus in trasferta e Gioi in casa, mentre per il Novivelio c'è, come abbiamo visto, la prima trasferta la partita in casa con il Montesano, poi avrà due trasferte, Casaletto Spartano e Proatena, due squadre che hanno motivazioni per poter giocarsi la partita fino alla fine. Ecco Franco, velocemente per concludere questa prima parte, perché ci abbiamo una seconda parte assolutamente molto più delicata, insomma, ovviamente per il Novivelia, per un motivo o per l'altro che hai detto tu, insomma, e quindi mi sembra chiaro dalla schermata che si è visto, poi sui campi si gioca e tutto può succedere. Ecco, restate con noi perché tra qualche istante, dopo i consigli della rete, ci sarà una seconda parte avvincente con tanti servizi divertenti, ma soprattutto con delle spiegazioni relative a tante cose importanti. Restate con noi. Dal 1994 la tradizione pasticcera cilentana e campana ha una firma importante, Roberto Viterale. Per i tuoi ricevimenti, banchetti e cerimonie in genere, Roberto Viterale è attrezzato con servizio catering e mette a tua disposizione personale qualificato. Al tradizionale punto vendita, bar pasticceria, sita in via Stefano Passero 21 di Vallo della Lucania, ha da poco inaugurato in via Angelo Rubino Dolce Vita. Long bar pasticceria, gastronomia con self-service, ideale per feste di compleanno, munito di una comoda e confortevole sala. Roberto Viterale, in 20 anni, ha trasformato la sua passione pasticcera in arte. Questo programma è presentato dall'Associazione Giornalistica Sportivo-Culturale per la Crescita dello Sport Territoriale, L'Altro Calcio e L'Altro Giornale.
Dal 1994 la tradizione pasticcera cilentana e campana ha una firma importante, Roberto Viterano. Per i tuoi ricevimenti, banchetti e cerimonie in genere, Roberto Viterale è attrezzato con servizio catering e mette a tua disposizione personale qualificato. Al tradizionale punto vendita, bar pasticceria, sita in via Stefano Passero 21 di Vallo della Lucania, ha da poco inaugurato in via Angelo Rubino Dolce Vita. Long bar pasticceria, gastronomia con self-service, ideale per feste di compleanno, munito di una comoda e confortevole sala. Roberto Viterà, in 20 anni, ha trasformato la sua passione pasticcera in arte. Bentornati, siamo alla seconda parte di questa puntata numero 364 dell'undicesima edizione dell'Altro Calcio e partiamo subito con la terza categoria. Andiamo ad analizzare quello che è stato il girone F, che ha giocato praticamente... mercoledì scorso, quindi andiamo subito a vedere i risultati. Si è giocato infrasettimanale prima delle feste. Risultati della 21esima giornata, le gare sono quelle tra Atletico Pisciotta Scario, finito 0-1, Buonabitacolo Rodio 7-1, Civisport Ceraso 0-2, Folgore Acquavella Camerota 4-2, Lentiscosa Polisportiva Marina 1-3, Magno Cavallo Caprioli 0-3, ha riposato la compagine del Cellarum. In testa, come sempre, il Caprioli con 50 punti, 42 per la Polisportiva Marina, lo Scario con 36, Buonabitacolo 35, Folgore Acquavella e Cellarum 32, Ceraso 31, Civisport 28, Camerota 21, Lentiscosa 15, Magno Cavallo e Atletico Pisciotta 11, chiude la classifica il Rodio con 10 punti. Per la classifica marcatori abbiamo Esposito Sasà del Polisportiva Marina con 32 realizzazioni, del Duca Danilo della sempre Marina 21, poi abbiamo due giocatori di Mauro Benito dello Scario con 14 e anche con 14 Scarpa Silvio della compagine del Caprioli. Ma andiamo ad analizzare quelle che sono state le partite principali, proprio Atletico Pisciotta contro Scario. Per quanto riguarda il marcatore è stato Lombardi. Con questa vittoria la compagine dello Scario, Franco, si conferma terza forza dietro Caprioli e Marina. Sì, beh, ma Scario, l'abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto tante volte, è stata una squadra rimessa a nuovo quest'anno, un grande look, si dimostra questa terza forza del campionato, sta facendo, continuando a fare risultati positivi, e vediamo che occupa in classifica un terzo posto degnissimo, insomma, della squadra che ha a disposizione il mister Gian Attasia. Invece c'è stata una goleada nella partita tra il Buonabitacolo e il Rodio. Alla fine il risultato è stato 7-1, un risultato netto per la compagine di mister Giasi, che si conferma come una compagine che vuole arrivare fino in fondo. Io su questo, scusami, Nicola, sì, non so se è vero o meno, parliamo di Buonabitacolo Rodio, se non sbaglio, perché potrebbe esserci forse una novità, in quanto forse proprio Giasi dovrebbe essere stato esonerato. Ah. E credo echeggi questo da qualche giorno, non ne ho forse la certezza al 100%, ma dovrebbe essere questo, perché credo che la società ha fatto una nota in cui credo che questo sia messo in risalto, ringraziando Giasi per ciò che ha dato. Questo dovrebbe essere l'informazione. Ecco, indipendentemente dalla notizia, io ringrazio Franco, è sempre pronto e attento sulle modifiche che ci sono nelle varie società. Allora, praticamente per il Buonabitacolo ha realizzato una doppietta Forte, una doppietta Cartolano, poi la Silvia, Casalnuovo e Morena, quindi questi sono i gol. Con questa vittoria il Buonabitacolo si porta a una sola lunghezza della compagine di Scario, per una posizione migliore nella griglia playoff. 13esima sconfitta stagionale invece per la compagine del Rodio. Civisport Ceraso finita 0-2, perde in casa la compagine del Civisport.
Le realizzazioni sono state di Mautone all'11° del primo tempo e di D'Alessandro al 20° della ripresa. Seconda sconfitta interna per il Civisport e quinta vittoria esterna per la compagine del Ceraso, Franco. Sì, il Ceraso pure, insomma, ha fatto queste cinque vittorie, insomma, e di fila. Diciamo che fondamentalmente poi tutto sommato la classifica sta tenendo comunque fede a ciò che in qualche modo... Con questa vittoria il Ceraso si porta proprio a ridosso delle squadre per quanto riguarda... Sì, a 31 punti e c'è solo il Cellarome con un punto avanti, si porta insomma tra le prime 6-7 squadre, sono 2, 4, 5 e 7 in classifica, diciamo tranquilla. Ringraziamo la regia subito per l'intervento, ci è venuta subito incontro per quanto concerne la classifica. L'altra gara importante era il Magno Cavallo contro la capolista del Caprioli, praticamente due reti realizzate da Veneruso e uno di Scarpa Silvio per il 3-0 finale. Mancano 7 punti per la compagine del Caprioli per avere la vittoria matematica di questo campionato per i ragazzi di Mister Percopo. Le prossime gare praticamente il Caprioli, Franco, dovrà affrontare le compagini del Civisport in casa, poi avrà una trasferta sul campo di Ceraso e ne dovrà fare un'altra trasferta sul campo del Cellarum. Quindi nelle prossime tre partite basta realizzare 7 punti e la vittoria del campionato. Tutto sommato il Cellarum è quella che potrebbe godere, insomma, di avere tutto sommato qualche chance per fare qualche punto, vista la classifica. Le altre due, Ceraso, insomma, e Civisport, mi sembra che siano in buona posizione. È strano, un Civisport che ultimamente ha mollato, era tra le squadre che aveva la miglior difesa, quindi è stata un calo inaspettato. L'altra partita che analizziamo, noi abbiamo seguito qualche settimana fa la compagine del Folgore Acquavella, una bellissima realtà di mister Giuseppe Santoro, e il Folgore Acquavella si è imposto per 4-2 contro la compagine del Camerota. La compagine del Folgore Acquavella hanno realizzate Pepe, Muolo, Scola e Bello, per i padroni di casa praticamente. Per l'altra società una doppietta, cioè una doppietta no, ha segnato Volpe e Volpe, sono due volpi diverse. Per i ragazzi di mister Giuseppe Santoro, nona vittoria stagionale, 31° gol fatto e... questa vittoria è importantissima per mantenere la scia dei playoff. Anche per la compagine del Camerota è l'ottava sconfitta per quanto riguarda la compagine del Camerota, 7ª sconfitta in trasferta, quindi praticamente una squadra che fuori casa riesce a fare risultato raramente. Dicevamo, per la griglia playoff, oltre al Folgore Acquavella, quel posticino se lo contendono anche il Ceraso e la compagine del Cellarum. Quindi sono assodato che Scario e Buonabitacolo riescono a mantenere quella posizione. L'altra posizione, c'è un posto per tre, Franco. Sì, ma infatti noi avevamo il beneficio del dubbio che rimane, insomma, in questo momento del campionato, è che il Ceraso, il Civisport, insomma, avessero leggermente qualche cosina in meno del Cellarum, ma forse devono anche giocare ancora una partita, insomma, perché il Cellarum poi sappiamo che riposerà, insomma, ci sarà questa possibilità. Ma tutto sommato, insomma, c'è quel posticino che, vista la parte corta della classifica, dal Buonabitacolo, insomma, in giù, credo che potrebbero tranquillamente rientrare una di queste squadre. Poi abbiamo la partita Lentiscosa Marina finita 1-3. Qua stiamo parlando del campionato di terza categoria. Poi per l'altro Lentiscosa abbiamo il servizio che ci ha inviato, abbiamo visto già il servizio che ci aveva inviato Remo Fedullo. Quindi praticamente Lentiscosa Marina è finita 3-1 per la compagine del Marina. Per i padroni di casa hanno realizzato Marsicano, De Luca ed Esposito. C'è da dire una cosa importante: Marsicano al terzo gol stagionale, De Luca invece al 21° gol stagionale, l'abbiamo visto nella classifica marcatori, al 32° gol stagionale per Esposito.
La compagine polisportiva Marina ha realizzato 74 gol e ne ha subiti 35. È una squadra che sarà difficile da affrontare nei playoff per chiunque dovrà arrivare nella fase. Certo, ma strano questa tendenza di questa compagine, insomma, che ha avuto la prima parte del campionato in sordina, come suol dirsi, per poi avere un esplosivo. Mancavano delle pedine. Per avere quelle. Perciò io volevo agganciarmi a ciò che dicevi tu, dico, avendo quelle pedine, partendo pari passo col Capriole, cosa staremo a dire oggi qua? Insomma, quello è il punto interrogativo. Era un campionato leggermente più livellato, come nell'altro girone che dopo andiamo ad analizzare. Ma vediamo il prossimo turno relativo proprio alla terza categoria, girone F, dove si affronteranno Camerota Lentiscusa, finita 0-0 all'andata, Caprioli Civisport, all'andata vinse il Caprioli 3-0. Per quanto riguarda Cellarum Ceraso, la partita fu data persa a tutte e due. Polisportiva Marina Magnocavallo finì 3-0 per il Marina in trasferta, Rodio Acquavella vinse l'Acquavella sul campo del Rodio, vinse in casa con il Rodio 3-2 l'Acquavella, Scario Buonabitacolo vinse la compagine di Scario in trasferta sul campo di Buonabitacolo per 3-2, dovrà riposare la compagine del Pisciotta. Praticamente diciamo che Marina Magnocavallo e Caprioli Civisport, più difficile la gara della capolista tra le due. Però quanto avvincente è guardando insomma la classifica Scario Buonabitacolo oggi con questa classifica, proprio perché se è vero insomma che il Buonabitacolo vuole dare una marcia in più, con Scario in ottima forma fisica e con una squadra anche tecnica insomma all'altezza, pensiamo quando possa essere bella questa partita. Bene, noi con la regia passiamo all'altro girone di terza categoria, il girone D che noi analizziamo e andiamolo a vedere subito insieme. Siamo alla 21esima giornata, ASD Sassano Magorno 5-0, Atleti Bacco Monte San Giacomo 0-4, Black Lion Real Pertusa 1-2, Colliano Futura Real San Giorgio 0-2, Montepruno Buccinese 1-1, Real Oliveto Citra Real Bianca 4-1, ha riposato la compagine del Nadir Oliveto Citra. Per quanto riguarda la classifica, Real Pertusa e Sassano 42 punti, Black Lion 40, Cogliano Futura 39, Real San Gregorio 35, Buccinese 32, Nadir Oliveto Citra 28, Montepruno Rocigno 25, Monte San Giacomo 21, Real Oliveto Citra 18, Real Bianca 15, Atleti Bacco 12, Magorno 5. Andiamo a dare un'occhiata alla classifica marcatori, dove Coronato Mattia, Real Pertusa 29 realizzazioni e Russo Ciro, detto Aguilera, del Sassano con 20. Quindi questo è per quanto riguarda le partite. Dopo avremo un servizio, lo andremo a vedere insieme. Però partiamo subito. Il Sassano che batte il Magorno 5-0, doppietta di Ciro Russo e doppietta di Nicola Russo. L'altro gol l'ha segnato Pinto. Praticamente mantiene la vetta della classifica il Sassano con una gara in più rispetto al Certosa, al Pertusa, ma con due gare in più rispetto al Black Lion. Dalla classifica che avete visto, praticamente bisogna conteggiare al Black Lion che praticamente devono fare due partite in più rispetto al Sassano e una in più rispetto alla compagine del Pertusa. Per quanto riguarda invece Atleti Bacco Monte San Giacomo, finita 4-0 per i ragazzi del Monte San Giacomo, una doppietta di Palmieri, un gol di De Luca e uno di Romano. Black Lion Pertusa Franco, finita 1-2, marcatori coronato con una doppietta, poi nel finale Mohamed ha realizzato. Però per questa partita andiamo a vedere il simpatico servizio che ha realizzato per noi Vito Panzella. Eccolo che arriva. Grande Matti! Grande vai io, grandi! Un gol pazzesco della Gioia! Da posizione impossibile! Con l'interno sinistro, da destra, a disegnare una traiettoria verso il secondo palo in traffico! Hey!
Il campionato ha una nuova capolista, la Real Pertusa, che sconvigge nel big match per 2-1 i Black Lions dopo la vittoria 4-1 all'andata. Come al solito ci pensa il talento, Coronato Mattia, autore della doppietta, no Coronato, no party, con lui il Pertusa non ha mai perso. La Real si presenta con gli uomini contati a causa degli impegni lavorativi infrasettimanali. De Paolo a Buffon in porta, Cannavaro Lupo in difesa, Michele Adesso, Colettino, Daudato Bianco, Cafro Costantino, Cupro, Domenico Di Stasio, Nico Langone alle spalle di Coronato e Mario Grissù. Parte alla grande la Real, primi 20 minuti è già 2-0. Pregevole la punizione di Mattia Coronato e la prima rete su assist di un ritrovato Mario Grissù. Il secondo tempo serve di chiudere la squadra in difesa, sempre di rivivere lo storico derby per Tosa Oletta con rete di Antonio Panzella, dopo il quale 80 minuti in difesa a difendere il risultato. E infatti così è, al De Paola Buffon compie miracoli, al 91esimo in pieno recupero i Black Lions accorciano le distanze, gli ultimi minuti sono un vero assedio, una guerriglia, ma la Real resiste e vince la partita, conquistando la vetta del campionato. Grazie a Vito Panzella per questo simpatico servizio, abbiamo lasciato l'audio originale perché ci hanno fatto divertire e sono bellissime immagini ed è quello che l'altro calcio cerca. Praticamente l'altra partita, Franco, Cogliano Futura, Real San Gregorio, finita 2-0 per il Real San Gregorio, Serritella e Lepole hanno realizzato, per il Real San Gregorio resta la zona playoff, distacca il Buccino di tre lunghezze, terza sconfitta interna per Cogliano Futura. Ma prima di passare alle altre due partite, facciamo una sintesi su quello che praticamente adesso è successo, che abbiamo visto. Praticamente è un campionato livellato diversamente rispetto al girone F, dove Real Pertusa e Sassano adesso si trovano in testa con 42 punti. Abbiamo visto i Black Lion in casa che hanno perso la prima partita sul campo di Buccino, spettacolare quell'impianto dove qualche l'anno scorso siamo andati a fare lo spareggio tra il Sassano e il Buccino proprio per quanto riguarda la retrocessione del campionato di promozione, dove i ragazzi di Ricciardone e i tempi supplementari purtroppo non sono riusciti a imporsi sul Buccino per la migliore posizione, sono retrocessi. Adesso praticamente è avvincente questo campionato e fino alla fine lo sarà, perché sia per quanto riguarda la testa, però ci stanno Cogliano Futura e Real San Gregorio che possono ritornare in corsa, quindi è un grande campionato. Beh, noi abbiamo detto dei Black Lions che devono recuperare queste due partite. Ipoteticamente sappiamo la forza di questa squadra che può e che ovviamente ha tutte le possibilità di potersi portare con qualche punto avanti, insomma, a queste due realtà. Certo è uno dei campionati avvincenti, perché arrivare, insomma, quasi alla fine del campionato e vedere due squadre con 42 punti, l'altra che è stata in testa, che qualche volta ha avuto anche con Real Sassano, insomma, si è un po' scambiata la posizione. Parlo dei Black Lions, su cui tutti hanno un po' gli occhi e su cui tutti forse vogliono giocarsi qualcosa per vedere questa compagine di ragazzi di colore, insomma, poter vincere il campionato. La possibilità ce l'hanno, sentimmo qualche settimana fa l'allenatore, anche l'euforia, è una squadra che sembra ben assemblata per poterlo vincere, ma deve fare attenzione alle due concorrenti che attualmente, insomma, insidiano proprio da vicino questa squadra. Ce la farà, non ce la farà, lo vedremo, insomma, fatto sta che è la squadra che deve recuperare due partite. Allora, le altre partite, Montepruno-Buccinese, finita 1-1, per la Buccinese ha realizzato Morrone, Real Oliveto Citra, Real Bianca 4-1, dove i gol praticamente della compagine del Real Oliveto Citra sono stati realizzati 3 gol da Cervellino e 1 da Bubacar. Per la compagine Real Bianca ha realizzato il giocatore Chiodi. Adesso praticamente non ci resta che passare al prossimo turno per quanto concerne il campionato
di terza categoria, girone D. Andiamo ad analizzare quello che è la prossima giornata. Sassano Montepruno Roscigno, all'andata vinse il Sassano 2-1, Magorno Real Pertusa, all'andata il Real Pertusa si impose per 4-0, Monte San Giacomo Real Oliveto Citra, all'andata il Real Oliveto Citra si impose per 2-0, Nadirro Oliveto Citra, Cogliano Futura, fu una goleata del Cogliano Futura che vinse per 6-2, poi Real Bianca, Black Lion, vinsero i Black Lion per 4-1, Real San Gregorio, Atleti Bacco, finì 2-1 per il Real San Gregorio. Dovrà riposare la Buccinese. Franco, qual è la partita più interessante? Ma tutto sommato, guardando e facendo un po' di comparazioni con i risultati che abbiamo più sott'occhio, insomma, credo che le partite fondamentalmente siano tutte a vantaggio di queste squadre che sono in testa, perché devono necessariamente vincere, e l'hanno fatto quasi tutti già nel turno di andata. Bene, con questo finisce la terza categoria, girone D. E adesso sulla grafica successiva che la regia vi ripropone, vi parleremo di questa iniziativa che praticamente a fine maggio vedrà il suo epilogo. Premio Lattro Calcio 2017, dai il tuo voto al campione preferito. Lattro Calcio miglior calciatore 2017 e poi premio Lattro Allenatore 2017. Per poter partecipare e inviare l'email a premio Lattro Calcio 2017 @virgilio.it bisogna iscriversi per poter avere il nulla osta per votare. Prima al canale YouTube Nicola Domenico Senatore. Si iscrive prima al canale YouTube e poi si partecipa al concorso. Ogni persona che si è iscritta può inviare 3 email con il nome di un calciatore e di un allenatore per il quale vuole che ci sia il premio nel gran galà che faremo. Forse un gran galà rispetto agli anni precedenti, leggermente più piccolo come abbiamo detto precedentemente, però un gran galà dove metteremo in evidenza, come per 11 anni di fila, i calciatori che si sono distinti. E adesso passiamo invece ai campionati giovanili. Andiamo a vedere un attimino la sigla e poi parleremo di questi campionati. Ecco qua, praticamente vi riproponiamo la 19ª giornata, non si è giocato, però Cava United Nocerina 1910 è finita 0-3, Real Boschese Alfa Terna Pagani 2-0, Scuola Calcio Striano Numeri Rosi 0-5, Scafati Calpazio 2-0, Sant'Antonio Abate Golfo di Policastro non disputata e ha riposato la Cavese. Qua praticamente c'è stato il ricorso del Golfo di Policastro perché il giudice sportivo ha dato la sconfitta 3-0, però la documentazione presentata dai ragazzi del Golfo di Policastro e dalla società è a regola, quindi dovrebbe esserci la ripetizione della partita perché non si sono presentati per via del fatto che il pullman ha avuto una rottura. Quindi praticamente anche se questa sarà una partita che è partita forse già male o con un piccolo segno avverso, visto proprio il problema tecnico del pullman, sapendo dell'alta partita di andata. Però andiamo a vedere quella che è la classifica attuale per noi, perché noi ancora speriamo che i ragazzi gli venga concessa la possibilità di ripetere la partita. Cavese 41 insieme alla Nocerina, Golfo di Policastro 38, poi abbiamo Sant'Antonio Abate 30, Numeri Rosi, Calpazio 21, Cava United 16, Scuola Calcio Striano 15, Sporting Scafati 14, Alfa Terna Pagani 12, Real Boschese 7. Per il prossimo turno, che si dovrà disputare prossimamente, Alfa Terna Pagani, Sporting Scafati, Cavese 1919, Scuola Calcio Striano, Nocerina, Real Boschese, Golfo di Policastro, Numeri Rosi, Sant'Antonio Abate, Cava United, dovrà riposare il Calpazio. Questa invece è la grafica che vi vado a proporre relativamente alle tre squadre che sono nella testa della classifica, dove c'è la Cavese che dovrà giocare in casa con Striano e Golfo di Policastro e in trasferta contro il Numeri Rosi. Nocerini invece che avrà solamente 2 partite su 3 da giocare, Real Boschese in casa e Scafati
Fuori, Golfo di Policastro invece, numeri rosi e Cava United in trasferta e Cavese 1919, cioè due in casa e una in trasferta. Andiamo invece al campionato allievi provinciali, andiamo a vedere quello che è successo, perché qua si è giocata la 18ª giornata. Agropoli Alfanese finita 3-2, Gelbison Piaggine Ponte Cagnano 2-3, Monte San Giacomo Campagna 1-0, Golfo di Policastro Sant'Arsenese 1-1, Rocca d'Aspide Poseidon 2-3, Sporting Club Celle Provelli Antiglia 2-2, ha riposato la compagine del Fel di Eboli per una classifica che vede in testa Poseidon con 46 punti, Ponte Cagnano 44, Monte San Giacomo 40, Rocca d'Aspide 29, Provelli Antiglia 28, Alfanese Sant'Arsenese 23, Golfo di Policastro 21, Campagna 15, Sporting Club Celle 14, Agropoli 12, Fel di Eboli 11, Gelbison Piaggine 4. Per quanto riguarda il prossimo turno, vedrà di fronte Alfanese, Golfo di Policastro, Campagna, Rocca d'Aspide, Fel di Eboli, Agropoli, Ponte Cagnano, Sporting Club Celle, poi abbiamo Poseidon, Gelbison Piaggine, Sant'Arsenese, Monte San Giacomo, dovrà riposare la compagine del Provelli Antilia. E analizziamo un attimino le partite relative al campionato allievi, dove Monte San Giacomo, Campagna, finita 1-0 per il Monte San Giacomo, ha vinto grazie alla rete di Trotta. Golfo di Policastro, Sant'Arsenese, invece finita 1-1, le reti sono state di Cerrelli per Danilo per quanto riguarda Golfo di Policastro, ha pareggiato Cafaro per quanto riguarda la compagine della Sant'Arsenese. Sporting Club Celle e Provelli Antilia 2-2, per il Celle hanno segnato Cennamo e D'Arienzo, per il Provelli Antilia ha realizzato Di Nola Francesco una doppietta. Agropoli Alfanese è finita invece 3-2, per quanto riguarda l'Agropoli ha realizzato Grippo una doppietta e Russo, per i ragazzi di mister Romanelli invece ha realizzato Carbone e Giordano. Una vittoria questa arrivata nel finale, dove ha lasciato molto amaro in bocca anche al dirigente che segue la squadra, Palladino, perché Russo la rete l'ha realizzata al 40° del secondo tempo. Quindi andiamo a vedere invece i giovanissimi provinciali, girone C, dove siamo alla 18ª giornata. Agropoli Golfo di Policastro 1-2, Calpazio Sporting Club Celle 2-9, Camerota Indomita 3-1, Pro Salerno Civisport 6-2, Sporting Sala Consilina Procogliano 3-0. Per quanto riguarda la classifica finale abbiamo Pro Salerno 44 punti, Golfo di Policastro 41, Civisport 37, Agropoli 34, Sporting Sala Consilina 32, Sporting Club Celle 28, Indomita 18, Calpazio 15, Procogliano 7, Camerota 4. E praticamente dovevano accedere alla fase finale quattro squadre, pregherei la grafica successiva di metterla in onda. Adesso stiamo in attesa di capire un attimino, perché si era parlato precedentemente di quattro squadre ammesse alla fase finale, invece sembra che il regolamento sia diverso, ma saremo più espliciti la prossima volta. Resta il fatto che Agropoli Golfo di Policastro è finita 1-2. Le reti per quanto riguarda il Golfo di Policastro sono state realizzate da Cerrelli Danilo. Franco, per i ragazzi di mister Perazzo e dirigente Gino Mega, sì, i numeri da record, sì, nella seconda parte di questo campionato. Sulle 18 gare giocate, 65 gol realizzate, 18 subiti, media gol a partita 3.6, 13 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte. Miglior realizzatore sono Danilo Cerrelli con 19, poi abbiamo Vincenzo Rina con 9. Quindi comunque vada, i complimenti a questi ragazzi. Volevo dire solo che tutto sommato insomma hanno dei numeri da record, il curriculum insomma sembra abbastanza ampio, e quindi lode a tutti i ragazzi in primis per l'impegno che hanno messo. Ma tutto sommato su 4 campionati, ormai siamo arrivati quasi alla fine, sono 3 campionati su 4 che la squadra del Golfo di Policastro ottiene una squadra nelle prime 3 posizioni. Questo è stato importante per questo anno di esperienza, e l'altra naviga a metà classifica, il campionato precedente, sì, che abbiamo, sì, visto. Quindi tutto sommato il bilancio è positivissimo, lo faremo poi alla fine insomma più dettagliatamente, ma ovviamente i numeri sono tutti dalla parte della dirigenza e dell'intero staff del Golfo di Policastro. E noi andiamo subito invece calcio amatori CSI, andiamo a vedere quelli che sono stati i risultati, le classifiche.
Siamo alla 22esima giornata, Maratea Scalea 2-8, Rofrano Vibovilla 3-0, Cilento Ceraso 5-2, Torri Orsaia Policastro 9-2, Palinuro Marina 2-2, Casaletto Roccacelle si dovrà giocare, Real Civitella Vibonati non disputata, e qua c'è da verificare un attimino quando dover giocare questa partita. Poi abbiamo la classifica praticamente nuova alla luce di questi risultati: Civitella, Real Civitella 55, come avete visto, una partita in meno, Torrossai 55, Scalea ha raggiunto quota 52, Vibonati 44, Rofrano 39, Marina 34, Casaletto 30, Cilento 29, Vibovilla 27, Maratea 20, Palinuro 17, Policastro 10, Roccacelle 9, Ceraso 7. Per quanto riguarda invece la classifica marcatori, abbiamo Caputo Rocco dello Scalea con 35 gol, poi abbiamo Castelluccio Luca, Torre Orsaia 34, Puglia Giovanni, Real Civitella 28, Zaccaro Gianluca del Vibonati con 20. Classifica fair play, sempre in testa la compagine del Cilento con 31, Policastro 34, Roccacelle e Maratea 40, Grandi Amatori Casaletto e Rofrano 46, Ceraso 51, Torre Orsaia 54, Vibonati 56, Marina 61, Scalea 62 insieme a Palinuro, Vibovilla 81 e poi abbiamo il Real Civitella, sempre i più cattivi, con 103 punti. Prossimo turno, Policastro Real Civitella, Roccacelle Palinuro, poi abbiamo Ceraso Torre Orsaia, Vibonati Casaletto, Vibovilla Cilento, Scalea over 40, Rofrano Marina contro Maratea. Franco, una battuta su questo campionato prima della chiusura. No, campionato ovviamente ancora sempre interessante, questa l'unica squadra del Golfo qui vicino a noi è il Torre Orsaia, incastonata come dicevo l'altra volta tra il Real Civitella che va avanti ma non nella classifica dei cattivi come dici sempre tu, e questo Scalea, campionato ampio anche a livello di chilometri con queste 14 squadre che se le stanno suonando. Parte da Civitella, insomma, arriva a Scalea, passando per Maratea e tutti questi paesi del Golfo. Bel campionato, augurandoci sempre che questo si possa vedere anche in futuro. Ecco, adesso siamo ai ringraziamenti finali, praticamente siamo ai saluti finali per questa puntata numero 364. Io ti lascio prima a te la parola e poi io vado alla chiusura. Intanto la regia ci ripropone un po'. Sì, è importante la tua iniziativa che come al solito insomma va ad arricchire un altro anno di conduzione di lavoro che tu fai, come ormai ci hai abituato un po' a tutti, a noi qui e chi è del piccolo schermo. Ovviamente l'augurio credo che, e poi te lo facciamo alla fine insomma, ma sento tante cose positive sul lavoro che tu svolgi, giustamente. Che svolgiamo, perché va bene, un gruppo enorme. Il grande lavoro ovviamente svolto da Nicola, quindi augureremo poi alla fine i migliori auguri di questo. Intanto un grazie dell'invito ancora una volta e grazie ai telespettatori per la pazienza che ci dimostrano avere ogni volta. Io voglio ringraziare tutto il gruppo dell'altro calcio, praticamente sono tantissimi, questa sera non vi farò l'elenco finale, ma un grazie di cuore a tutti quanti, un grazie particolare a Remo Fedullo per il servizio che ci ha inviato, un grazie anche ai collaboratori esterni, vale a dire Teodoro Bellotta, un grazie a Lorenzo Picarelli per la collaborazione, per la messa in onda della trasmissione. E finisce qua la puntata numero 364, ci rivediamo la settimana prossima, grazie. Questo programma è presentato dall'Associazione Giornalistica Sportivo Culturale per la Crescita dello Sport Territoriale, L'Altro Calcio e L'Altro Giornale. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to